Regione Toscana, il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana. Questa settimana edizione speciale della nostra trasmissione dedicata al Giorno della Memoria. Il Consiglio regionale della Toscana in seduta solenne ha celebrato questa importante ricorrenza di fine gennaio, ma noi andiamo a vedere nelle nostre interviste qual è stato il tema del Giorno della Memoria 2024. Ma avesse una cosa tremenda. Dopo uno spagnolo comandato da tedeschi, che c'è scritto, comandato da tedeschi in capo blocchi, un macello era, proprio a entrare nella morte, che facevano qualcosa di mettere in carcere e poi li impiccavano per un giorno. O li bruciavano. Abbiamo voluto ricordarlo in un luogo simbolo per Firenze, per la Toscana, in un luogo in cui si ricordano attraverso le parole e le immagini quanto orrore sia stato compiuto dal regime nazifascista. I campi di sterminio, tutte le violenze subite dalle comunità ebraiche, dai rom, dai gay, le deportazioni, milioni di donne e di uomini uccisi barbaramente. E noi abbiamo un compito, oggi che purtroppo i testimoni della memoria sono sempre meno, di diventare noi amplificatori di memoria, di fare in modo che questi luoghi siano sempre più visitati dalle nostre scuole, dalle studentesse, dagli studenti. Ho salutato, appena arrivato, Renzo Montini. Sono felice che Renzo sia insieme a noi. Renzo ha 96 anni, a 15 anni è stato deportato nel lager di Mauthausen. Ho stretto la mano di Renzo e ho ancora la pelle d'oca. In 2 minuti è riuscito a raccontarmi quanta violenza, quanta cattiveria, quanta barbaria può subire un uomo e quanta violenza un uomo può fare verso un altro uomo, una donna verso un uomo, verso un'altra donna. Sì, è il dovere della memoria, l'impegno delle istituzioni, della Toscana, del Consiglio regionale di fermarsi, ricordare quello che è successo per non dimenticare, ma soprattutto per attualizzare rispetto alla dimensione dell'uomo, della persona, al valore della persona. Se pensiamo in queste ore a quello che sta accadendo in Medio Oriente, alle guerre che sconvolgono l'Europa e a quanto è successo, e abbiamo visto ognuno di noi le immagini di Ilaria Salis in Ungheria, una situazione che denota massima attenzione, sembra che l'uomo non dimentichi mai, e anzi dimentichi, e noi invece non vogliamo dimenticare, rispetto della persona, rispetto dei diritti, e credo che serva sempre tenere alta l'asticella dell'attenzione. La Toscana ha questo compito, ha questo dovere, ha un impegno morale, e credo che insomma oggi fare un consiglio regionale, fermarsi in questo luogo, simbolo di un ricordo importante che dentro di noi deve anche sempre tenere alta l'asticella, diciamo, del rispetto dei valori umani, e bisogna provare a fare uno scatto in avanti e fare in modo che insomma l'Europa, il nostro continente, dimentichi quella stagione, che non si ripercuota più quanto è successo con l'Olocausto e soprattutto con lo sterminio di tante persone innocenti.
Abbiamo scelto di trovarci al Memoriale Italiano della Deportazione di Firenze, un luogo sicuramente emblematico dove possiamo sicuramente portare avanti l'obiettivo della memoria, di una memoria viva, di una memoria accesa, perché quei fatti, le deportazioni, le torture, la Shoah non abbiano più a ripetersi. È una iniziativa quella della giornata della memoria che ricorre tutti gli anni, ma che dovrebbe esserci in realtà tutti i giorni, perché fatti così terribili devono essere di monito verso un futuro che sia invece sereno, sia un futuro di pace. Pace, una parola quanto mai importante ed attuale. Nei giorni scorsi sono stato a scuola a Cortona, nella mia Cortona, a portare copie dell'inserto della Nazione che si riferisce alla pubblicazione del Consiglio regionale Chi salva una vita in memoria dei giusti toscani. Anche in Toscana ci sono stati dei giusti che hanno salvato delle vite, che hanno rischiato la propria vita per salvare altre vite. E lasciatemi in ultimo concludere ricordando che questo è l'80° anniversario delle stragi nazifasciste in Toscana e dobbiamo essere uniti a riguardo per portare avanti in modo concreto la memoria anche di quei terribili fatti. Ma credo che prima di tutto sia un segnale molto importante anche in questo momento particolare che non solo si vive nel nostro paese, si vive nel mondo intero. Io quando ho fatto il mio intervento oggi ho spiegato che noi dobbiamo riconoscere la genesi dei segni del male, no? Perché ad Auschwitz è il punto finale, ma si arriva ad Auschwitz sempre con delle tappe di preparazione che possono portare al male estremo. E oggi noi viviamo in un mondo estremamente pericoloso, perché abbiamo la Cina che vuole invadere Taiwan, la Russia che ha invaso l'Ucraina, la Corea che vuole del Nord che vuole invadere la Corea del Sud, le guerre in Medio Oriente, abbiamo attacchi alla democrazia, non sappiamo come andranno le elezioni americane. C'è una situazione, credo, molto differente da quello che era prima, perché prima noi avevamo un'idea in sostanza di una pacificazione del mondo dopo l'89, pensavamo che finissero le guerre, che ci fosse la collaborazione internazionale, che la globalizzazione facesse diventare tutti amici, no? Invece oggi ci sono nel mondo grandi segni del male. Quindi oggi il problema, anche quando si fa la giornata della memoria, è di pensare il passato guardando al presente. E secondo me è stata una scelta molto felice viverlo qui al memoriale di Auschwitz, su cui dal 25 luglio dell'anno scorso ricorrevano gli 80 anni della cacciata di Mussolini dal ruolo che lo portò in modo devastante a tutto il male che l'Italia ha vissuto con i nazifascisti, le deportazioni, le uccisioni degli ebrei, 6 milioni e mezzo di persone scomparse nei campi di concentramento e di sterminio. Auschwitz c'era e stava passando in qualche modo con scarsa manutenzione a un livello di progressiva consunzione questo memoriale. L'abbiamo portato qua a Firenze, 3 milioni di euro, l'acquisto, la ristrutturazione dei locali, l'immissione di tutte queste immagini e quindi oggi va fatto conoscere. La regione di 3 milioni ci ha messo 2 milioni e mezzo e qui possono venire le scolaresche, tutti i cittadini, rendersi conto con suggestioni e emozioni dati dalle foto, dai documenti, ma anche dalla multimedialità di questo ambiente, di quale è stato il dramma che nella Seconda Guerra Mondiale ha portato i nazifascisti alla distruzione etnica da un lato degli ebrei, ma dall'altro dei dissidenti politici, dei rom, degli omosessuali, dei disabili. Insomma, la memoria perché non accada mai più. Il treno della memoria è stato interrotto nei momenti del Covid, portare 500 ragazzi con il treno ad Auschwitz o Mauthausen impone la massima cautela e quindi finora abbiamo oggettivamente deciso che dovesse essere sospeso, ma
visto che possiamo considerare la pandemia già in modo consolidato, superata, dal prossimo anno la riprenderemo. Per la Regione è un impegno economico, sono 600-700 mila euro l'organizzazione di un treno che porta circa 500 ragazzi che vengono dai licei di tutta la Toscana a vedere direttamente i luoghi dove è avvenuto questo sterminio. Ma è qualcosa che rimane in testa e non te la dimentichi più per tutta la vita, quindi è un'opera di sensibilizzazione importantissima che, ripeto, visto che possiamo considerare superata l'epoca della pandemia, dal gennaio dell'anno prossimo la riprenderemo. Conferenza stampa in Consiglio regionale su Casa Sanremo. E il territorio del Mugello sarà presente infatti a Sanremo in occasione del festival con una serie di attività per la promozione del territorio e soprattutto dei prodotti locali e della cucina tradizionale. Un'occasione importante che è stata presentata qua in Consiglio regionale, un'occasione di promozione della Toscana e di quel territorio. E una peculiarità della conferenza stampa e della partecipazione del territorio del Mugello a Sanremo sarà anche quella della presentazione di un piatto tipico della Piana, di Campi Bisenzio, perché ci sarà un binomio tra Campi e il Mugello per ricordare le terre alluvionate nel novembre 2023. Un'occasione quindi di spettacolo, di musica, ma anche di gastronomia e di promozione della Toscana ci aspetterà al prossimo Festival di Sanremo. Per noi è una grande occasione di promozione territoriale. Il martedì 6 febbraio gestiremo il ristorante di Casa Sanremo, proporremo una serie di piatti tipici del nostro territorio, quella per noi sarà l'occasione per parlare delle bellezze del nostro territorio, non solo la parte enogastronomica che pure è molto rilevante, ma l'aspetto culturale, il buon vivere, la natura che circonda ogni abitato del Mugello. Insomma, per noi sarà l'occasione per proiettare la nostra dimensione territoriale in una arena ampia nella festa italiana qual è quella di Sanremo. La grande vetrina del Festival di Sanremo per la prima volta ospiterà un territorio toscano, ospiterà il Mugello. Proveremo a raccontare storia, cultura, buon cibo di questo che è uno dei più bei territori della nostra regione. Lo faremo portando le eccellenze culinarie del Mugello. Lo faremo anche sostenendo un'iniziativa che è quella di continuare a tenere alta l'attenzione su quanto accaduto purtroppo pochi mesi fa nella Piana Fiorentina. E quindi uno dei piatti sarà la pecora, che è proprio il segno di riconoscimento di questo territorio. È anche questo un modo di saper tenere insieme storie, arte, cultura, bellezza, buon cibo, ma anche il valore che è quello della solidarietà, che è un valore proprio della Toscana. Ah, sicuramente il piatto principale saranno i tortelli mugellani, che caratterizzano un po' gli elementi del nostro agroalimentare del Mugello, come anche le carni allevate, quindi ci saranno delle battute di carne da assaggiare, però è anche vero che il nostro proporsi come Mugello vuole anche tenere alta l'attenzione su quello che è accaduto sia in Mugello che nella Piana, e quindi i nostri piatti saranno anche abbinati con la pecora in umido per ricordare, insomma, anche di porre l'attenzione su territori come Campi Bisenzio, e quindi una vetrina internazionale, sì, di comunicazione, ma che alla fine servirà anche nella preparazione dei pasti, anche per far vedere che i nostri territori dell'area metropolitana sono uniti, e quindi anche che con Regione Toscana e il Consiglio regionale non andiamo, diciamo, in ordine sparso, ma siamo tutti un elemento di un sistema importante che è quello della nostra Regione Toscana insieme ai territori dell'area metropolitana e del Mugello. All'interno di un'iniziativa meravigliosa che è la presentazione dei nostri prodotti mugellani all'interno dell'evento nazionale che è Sanremo, non potevamo dimenticarci Campi, e quindi abbiamo pensato di investire su questa iniziativa ricordando appunto quegli eventi straordinari che purtroppo sono accaduti nel nostro territorio, portando tutti i prodotti di questi territori, diciamo, stati colpiti, e quindi abbiamo Mugello e Campi. Io ringrazio tutti perché la disponibilità è stata, devo dire, totale. E credo sia una piccola magra soddisfazione poter fare qualcosa di piccolo, e speriamo che tante cose piccole facciano qualcosa per questi territori ancora colpiti, ricordiamoci. Questa settimana la puntata del Consiglio regionale è stata dedicata al Giorno della Memoria, e noi qua da Firenze, con le immagini di Marcello Sani, chiudiamo questa trasmissione e vi ringraziamo per essere stati con noi. Regione Toscana, il Consiglio regionale.